Diventare la ragazza del tipo di cui sei innamorata sarebbe il paradiso. Scusa, sognavo a occhi aperti. Ehi, smettila di sbavare. Alcune ragazze devono solo presentarsi e i ragazzi le seguono come ipnotizzati. Ma non tutte sono così fortunate e non ricevono alcuna attenzione. Dove state andando? Cindy soffre d'amore per il suo compagno di classe Tyler. Vorrebbe essere come Carrie. La sua persona preferita è se stessa e ha un sacco di fan. Il suo armadietto è pieno di regali. Forse è il caso di prendere un paio di lezioni di seduzione da lei. Ti prego, aiutami! Oh, non mi coinvolgere. Però se facessi questo esame per me... Affare fatto! Inizia la trasformazione! A partire dalla stanza di Cindy. Oh, ti interessa altro oltre ai libri? Wow, che mostra fotografica! Foto di Tyler, sei innamorata di lui? Carrie si sta divertendo. No, io non... Beh... Ok, vediamo il tuo guardaroba. 50 sfumature di noia! I tuoi vestiti sono così tristi! Carrie non è entusiasta di ciò che ha visto. Però questo è carino, vero? Hanno opinioni diverse. Vabbè, tanto vale provarlo. Oh, era della nonna? Ok, forse con gli accessori giusti. Slega i capelli. E tingi le labbra. Il rossetto rosso è di successo. E naturalmente cambia le sneakers. Con queste più alte. Ah, come fai a camminare con i tacchi? Cado! Questo è un caso difficile. Ok, prova queste, il tacco è più comodo. Carrie non sembra felice di essere coinvolta con Cindy, ma ora è cambiata. Manca un tocco sulle maniere. Lezione di portamento. Rallenta, prendo appunti. Carrie non pensava fosse messa così male. E dovrà tenere una lezione su... come attirare l'attenzione di un ragazzo. Un po' di pratica non farà male, così capirà meglio. Ehi! Carrie non è timida. Ed è un'esperta del flirt. Cindy osserva i movimenti e i suoi gesti. Ed ecco il risultato. Che splendidi fiori! Cindy non li ha mai ricevuti. Ma da Carrie c'è da aspettarselo. Shh! Guarda chi c'è! Il suo amore! Prendi il toro per le corna. Controlliamo gli appunti. Cavolo, così spaventi la gente! Ciao! Cindy non può giocare con la sua cannuccia. E Tyler sospetta che sia pazza. È già un fallimento? No, Carrie non lo permetterà. Andiamo via. Se vuoi stare sotto i riflettori, prova così. Svieni tra le braccia di un ragazzo. Così. Obiettivo raggiunto. Tutti guardano solo Carrie. E Cindy credeva che la sua amica fosse ammalata. Che talento. Appunta tutte le idee. E ora un piccolo ripasso. Oh, mi sento male. Ups. Sì, non è stato aggraziato. E i ragazzi non si sono accorti nemmeno di lei. Se ne stanno andando. Perché sei così maldestra? Oh no, ecco che arriva. Tyler è più simpatico degli altri. E lascia a Cindy sali e un po' di cotone. Così farà da sola. Beh, grazie. Facciamo pratica sulla spiaggia. Cambiamo il costume da bagno. Fatto! Oh no, Cindy sembra uscita dalla piscina per bambini. Ok, lavoriamoci su.
chi vuoi sedurre così? Togli la maschera! Anche gli altri eleganti accessori! E ora modifichiamo il tuo costume da bagno. Un paio di taglietti. E il noioso costume è più piccante. Carrie sa quello che fa. Togli quegli stupidi occhiali. Nuotare è un ottimo modo per attirare l'attenzione. Aiuto! Affogo! Carrie non deve aspettare a lungo. Chi non vorrebbe fare il superuomo per una bellezza così? Ed ecco il principe di Cindy sdraiato al sole. Beh, è ora di svegliarlo. Sto affogando! Cosa? Dove? Tyler si getta subito in acqua. Ma sembra che Cindy lo abbia confuso con un salvagente. Speriamo che non lo anneghi. E che lui abbia abbastanza forza per tirarla fuori dall'acqua. Siamo fuori! Ehi, dove vai? Cindy, perché sei sdraiata qui? Abbiamo molto da fare! La spiaggia non ha avuto successo. Proviamo in piscina. Carrie è sempre sotto i riflettori. E li usa al massimo. È così naturale che sembra reale! Belle capacità di nuoto! Ogni ragazzo vorrebbe conoscere questa fantastica sirenetta! Ma non si può dire lo stesso di Cindy! Ehi, cosa indossi? Vuoi nuotare con quel berretto? Scordati di Tyler! Eccolo lì! Ciao! Ogni volta che vede Cindy diventa nervoso! Ok, ora scivolo con eleganza in piscina. Come fa, Carrie? Splash! Nuota, nuota. E ora esci come una dea. Bah, quanti peli in faccia! Non c'era nelle istruzioni. Sembra un quadro della teoria dell'evoluzione. Un mostro marino arriva sulla terraferma. Anche Tyler la pensa così e se ne va. Tanta fatica e tutto per niente. Ora lavoriamo sulla figura. Le ragazze vanno in palestra. Anche Tyler è spesso lì. Ecco come si mantiene in forma. Carrie sa che una ragazza in palestra riceve molte attenzioni. E nuota di nuovo nell'attenzione. Dai, Cindy, non fallire! Ma non sopravvalutarti. Questi manubri sono troppo pesanti per Cindy. Ma il desiderio di far colpo su Tyler è importante. Sembra che l'abbia fatto. Ai! Povero Tyler! Troppa attenzione! Mentre Carrie flirta con l'istruttore, Cindy prova il tapis roulant. Oh, che vista! È così sudata! Tutti la vedono. E non è riuscita a impressionare Tyler ancora una volta. Una festa! Ecco la tua occasione! Presentati con un abito spettacolare e metti Tyler al tappeto. Ma questo è troppo! Un outfit come questo non lusinga la tua forma. Anzi, è davvero brutto! Un lottatore di sumo! Vai a cambiarti! È inguardabile! Orecchie da gatto! Sei a una festa per bimbi! Oh, guarda e impara! Ecco come flirtare con un cocktail! Mm? Un cuore con le ciliegie? Come ha fatto? Proviamo! Ok, aspetta! Ancora un po'? Ma che sta facendo? Ecco fatto! Ancora tu? Ma cosa vuoi da me? Meglio allenarsi su qualcosa di più semplice, no? Ecco un buon punto di partenza. Ehi, stai studiando? Oh, sono così maldestra! Ehi,
Ehi, attenta al mio libro! Wow, è così permaloso! Cindy decide di aiutare. Ed eccolo qui, il momento che stavamo aspettando. Volano scintille! E soprattutto senza abilità particolari. Tutto si è risolto da solo. Perché questi due sono fatti l'uno per l'altra. Ti è piaciuto il video? Scrivi qui sotto cosa faresti per attirare l'attenzione della persona che ti piace. Metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nuovi sketch di Trum Trum Select.